Abbiamo parcheggiato dietro quell'albero lì e praticamente stiamo camminando dentro questo campo da golf, praticamente sopra la... com'è che si chiama la spiaggia? Bondi Bondi Beach. Beach. Guardate qui, siamo nel green. Questo spettacolare tramonto. Qui abbiamo... Sì, ci dobbiamo togliere. E lì sotto c'è Bondi Beach. Veniamo. Vediamoci. La gente tranquillamente entra, non ti dicono niente, lì c'erano dei ragazzi che dovevano fare la buca dove sono entrato io nel green, mi hanno aspettato, non mi hanno fatto nessun segnale. Non ci vediamo bene perché c'è il sole dietro. Ah, guarda, là sotto c'è Sydney. Giù in fondo c'è Sydney, penso che sia lì il centro, e noi adesso giriamo qua prima che faccia completamente buio. Con questo tramonto, eccola lì, Bondi Beach. Scendiamo. Ok, siamo sul lungomare di Bondi Beach. Sara sta cercando il bagno, non so se l'ha trovato, ah sì, forse sì. Questo qui sta scoprendo il bagno. Andiamo lì. Eccola qua. Ciao. Qui c'è una piscina, non so, penso sia sicuramente di acqua salata. E qui tutta la spiaggia, Sararella, tutta la spiaggia ancora strapiena. Che ore sono? Sono le 6:30 o 7, però già è buio, praticamente è arrivato il tramonto.
però qui ancora sembra mezzogiorno, tutti a fare il bagno, nessuno che ha paura di jellyfish, di squali, sì, infatti, al o altre cose, pure al buio. E vabbè. Com'è? È fredda? Non sentono nulla questi. Siamo in spiaggia. Lonely Beach. Tutto al buio. Eccoci qui nel parchetto proprio di fronte alla spiaggia famosa per i surfisti di Sydney. Adesso ci mettiamo qua, mangiamo qualcosina e poi ripartiamo. Sì, qua c'è una ruota panoramica, lì è dove eravamo prima, lì sotto in fondo c'è tutta la spiaggia. Ci mettiamo qua e mangiamo qualcosa. Allora, abbiamo mangiato e adesso ritorniamo verso la macchina a posare gli zaini. Questo qui è tutta la strada principale della spiaggia Bondi Beach. Prima vi ho fatto vedere il lungomare, che ce ne sono praticamente tre lungomare là sotto in fondo. Abbiamo pensato che domattina ci svegliamo e andiamo in spiaggia, ci facciamo il primo bagno australiano. Diciamo che ci siamo bagnati diciamo, i piedi così a Melbourne, lì nella spiaggia delle casette colorate, no? Ora non mi ricordo di preciso come si chiama, comunque lì. Ed era ghiacciata, l'acqua era ghiacciata. E abbiamo bagnato solo i piedi, abbiamo toccato l'oceano australiano, che poi sarebbe l'oceano indiano, mi pare. Vabbè, bisogna ripassare un po' di geografia. Vero Salarella? Quindi domani ci facciamo un bagno, poi doccia e andiamo a visitare un po' il centro della città. Guardate qui sullo sfondo questa ruota panoramica piccolina, è una cosa proprio parco giochi per bambini, perché qui c'è proprio questo prato dove abbiamo mangiato, tutto attrezzato, panchine, tavoli, tutto libero, tutto free. Quindi domani poi in mattinata facciamo tutto e poi direzione Brisbane. E adesso andiamo al centro. Queste sono le macchinine che si possono trovare qui. In realtà è quella che abbiamo comprato. Questa è quella che abbiamo comprato. Vedete lì, amo. Peccato che siamo al buio. Peccato che siamo al buio e non si può vedere bene. Bellissima. Which model? 2018? Yeah, yeah. Yeah, man. Complimenti. A race driver. You are a race driver? Yeah. Ah, I see. Nice. Yes. Bravo, complimenti. Bravo, thank Bravo, you. Man. What is your accent? Italia. Ah, Italia. Come sta? Tutto bene, bene, bene. Bene. I won't listen the engine. I got it for you, okay? Yeah, yeah. No problem. Hi. It's to the left. No, it's the right. Put my bag in here. Wow. I gun it for you, okay? Wow. Which part of Italy are you from? Sicily. Siciliano.
Esatto, sì, siciliano. Cosa nostra. Cosa nostra. Omerta. Siracusa, you know. Siracusa. Yeah, city, yeah. The city. Yeah. Bella, bella. But all these stickers. For racing. My sponsors. For racing. Oh, the sponsor. Yeah, yeah. My sponsors, yeah. You driving in the racing. In the city? A race car. Wow. It's a race car driver. Wow. They're my sponsors. They pay me money to put the stickers on the car. I know this. Yeah. But beautiful. Yeah. 69. Yeah. You like it? Very beautiful. Look at this. Look at this. Oh, very good. Look at this. Yeah. 69. My favorite position. When you want, change my car with your car. Okay, yeah, no problem. The plate is the same. Okay. Yeah. No problem. Okay. Wow. Yeah. Ciao. Yeah, yeah. You film the car. Yeah. Rev the engine. Yeah, okay. I'm ready. Okay. Sta facendo partire e la scanna tutta. Prendilo da davanti, amore. Prendilo davanti tu. Mamma mia! Wow! Beautiful! Super! Stiamo andando al parcheggio della macchina, dove abbiamo parcheggiato la macchina e siamo qui in cima a questo cucuzzolo. Vedete, c'è questa discesona, villette così a schiera, tutte spettacolari, milionarie. E adesso qui lungo la strada c'è la nostra macchina. Ok, questa strada buia l'abbiamo percorsa. Adesso continuiamo verso il centro. Attraversiamo Cooper Park per andare verso il centro. Vamos! Questa bella scalinata. Cooper Park. Vediamo se c'è un po' d'acqua. Sì. È buonissimo, amo. Sembra di stare a Gotham City. Vero? E allora, siamo qui vicino a uno dei porticcioli qui di Sydney, che è fatta di tante baie, con tanti fiumi che sfociano a mare. E niente, questo qui è uno dei tanti parchi, stiamo andando sempre verso il centro,
il CBD, quindi il centro con i grattacieli. Qui c'è una temperatura bellissima. Bella, sì. Non so, adesso fresca. Adesso si sta molto meglio di qualche ora fa, prima c'erano 30 gradi con il sole australiano che picchia e si sentono. Adesso forse ce ne saranno un 27-28, sempre fontanelle ovunque. L'acqua è buonissima, anzi una bevuta ce la do. Bellissimo.
Questo qua sopra. Vai. Quello del pullman ne rileva. Cioè? Si è messo a ridere. L'autista. Aia! La schiena a pezzi per così. La doccia, ah, che freddo, cazzo, no, sta... no, l'ho girato il Sydney in tutto il suo splendore. C'è un po' di vento, c'è molto vento, magari sentirete un po' tutto disturbato, qui abbiamo un po' di sotto il parco di Sydney. Città. Da questa parte invece abbiamo il simbolo di Sydney. Amo, questo qui è il teatro? È che da qui non si nota molto.
Guarda là. Che spettacolo. È spettacolare. Il teatro dell'opera. Vediamo da questa parte. Ma c'è un vento pazzesco. Guarda il ponte, amo, da qua. Qui penso ci sia stato uno spettacolo proprio adesso. Sono usciti questo fiume di persone. Qua c'è. Vediamo un po'. C'è freddino. Ora c'è freddo, sì. Vediamo se riusciamo a fare qualche bella foto qui. Ah, stai facendo il video. Ecco. La nostra casa. La nostra suite. Ecco la nostra suite. Ma che suite, ragazzi? Vista. Vista nulla. Super sweet. Stanotte si torna qui. Ford Ranger. Amo. Buonanotte. 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 Amo, buonanotte. Che cazzo sei una zingara? Io sono zingara o tu? Mi faccio diventare zingara. No, buonanotte. Buonanotte. Ah, almeno ce la siamo visti, Sydney. Come hai visto? Il ponte, il teatro. Mizzica, ma un vento. Un vento. Un vento pazzesco. No, ma gli occhi pieni di. Penso tutta la fuligine delle palme, boh, perché lì c'era tutto un parco assurdo. Un vento a almeno 50 km/h. Va bene, allora dai. La spegniamo questa luce. E buonanotte. Fuego. Oh. Tanuzza, com'è? Ok, ragazzi. Siamo all'alba, un ordine preciso non so che ore siano, ma queste sono le prime luci del sole. Ci troviamo praticamente dove abbiamo parcheggiato la macchina ieri, vicino alla spiaggia. E questo qui l'ho visto tramite Google Maps, è un punto a parte panoramico, ma è un punto sacro degli aborigeni, quindi adesso mi piazzerò qui e aspetterò l'alba. Temperatura bassa. Passa proprio, c'è freddo momentaneamente. Vediamo un po'. Ok, ho letto su Google Maps, queste qui sono le Aboriginal Rocks. Qui c'è Sara che sta raggiungendo, c'è proprio questo vento gelido. Queste qui sono le rocce, si sale. Una bella panchina che dà la vista di Sydney. Vediamo se riesco a zoomare qualcosa.
non c'è tantissima visibilità. Poi comunque questo qui è un altro, boh, questo obelisco, e guardate qua, wow, panorama assurdo. Sono le 5:30 del mattino, fa proprio freddo. Cioè, ma quando siamo arrivati noi, verso le 6 del pomeriggio, 5:30, si moriva di caldo. Sono queste escursioni termiche assurde. Ok, ecco qua, guardate, c'è proprio uno strapiano di vita. Scogliera altissima. All'alba, qui è arrivata anche Sara, si muore di freddo. Come, amore, ci sei? È congelata, mamma mia. C'è proprio Simone, guarda qua che spettacolo. Però quella lì è la spiaggia di Bondi Beach dove eravamo ieri sera. Se vedete, ci sono anche delle belle onde. Spiaggia giustamente momentaneamente deserta o magari pochissime persone. E niente, ora ci facciamo una passeggiatina lungo questa costa altissima e poi andiamo magari verso la spiaggia. The North Bondi 720. Sento proprio un odore di mare, ok, però proprio forte. È arrivata anche altra gente, c'è gente che come noi deve vedersi l'alba. E qui abbiamo proprio l'altro lato della costa. Altissima, altissima, non so nemmeno quanti metri possono essere, penso sicuramente più di 20, 25, 30. Faccio questa di qua. Ok, sta uscendo a riscaldarci. Ragazzi, è l'alba. Il sole, vediamo se riusciamo. Eccolo qua. È l'alba, non il tramonto, vabbè. Il cellulare prende queste luci così. Siamo qua. In questo obelisco.
in North, l'altro non mi ricordo come, di là c'è la spiaggia dove andremo tra poco e qui sotto in fondo sì. Andiamo, ci troviamo in questo bel parco, c'è un golf park. Stiamo scendendo in spiaggia in questa stessa strada che avete vista ieri sera. C'è Sara, mi ha tradito, magliettina. Aspetta, faccio così. E allora, che onde! Volevamo fare il bagno, non so tanto che non lo facciamo. Facciamo solo le docce, prendiamo un po' di sole in spiaggia, per bello. È bel posto, quasi, qua è proprio un posto completamente distaccato dalla città, vero? Cioè qui sembra proprio di stare in un altro proprio paese rispetto a 5 km più in là che c'era un'altra volta della città. E nulla, ieri sera siamo stati nel centro di città, ma sembrava di stare la gola, già ce l'aveva detto Valentino Vincenzi che aveva questo aspetto un po' così la città, ma devo dire che veramente niente di più azzeccato. Nuvoloso, cioè cupo, comunque veramente molto illuminata rispetto a Melbourne, che Melbourne ogni città, ogni strada era illuminata, qui invece no, soprattutto nella zona residenziale chiaramente si vedeva lampioni o luci accesi. Comunque questa qui è la spiaggia. Siamo a Bondi Beach. Bondi Beach. E qui c'è questo ristorante qui. Penso che è un centro di Bondi Beach. Sia come ristorante, caffetteria. Eccoci qua, la spiaggia di Bondi Beach. L'abbiamo vista ieri sera, adesso la vediamo di mattina. Ah, proprio guardate qua, c'è il caterpillar di spiaggia. Stanno controllando tutta la spiaggia. Bella. Sono le 6:30 e qui c'è tantissima gente che è al mare, corre, aspettano per il surf. C'è chi fa già surf sotto in fondo, io non so se riesco a beccarlo, quello lì sta aspettando l'onda. Qui si corre e anche qua guardate un sacco di gente che cammina, corre. 6:30 del mattino, qui gente che si allena funzionale. E oggi è giovedì, non è che dici sabato, domenica, la gente non lavora,
possibilmente molti di questi si fanno la propria corsetta, cagnolini, e poi vanno al lavoro. Questa qui è l'area, diciamo, a corpo libero, calisthenics. C'è, ci sono pure gente con i bilancieri. Andiamo a vedere. Una palestra all'aperto, un giro al mare, fontanelle gratis, tutto gratis. Non si creano problemi. Vedo qua. Vedo qui che bello. Spettacolare. Manubri, bilancieri, uno spettacolo qua. Gente che fa muscle up. Bellissimo. Tutto questo è vivo al mare. Surf, Butcher, Lifestyle Club. Ora stiamo andando qui a farci le docce. Praticamente questo qui è una struttura dedicata qui alla spiaggia, ai surfisti. E c'è di tutto e di più, bagni, docce. Tutto gratuito. Ecco qua. Change room. Andate qui. Uomo, donna. Vai tu prima. Va bene. Sara è già entrata. Io entro. Bagno uomini. Ah, proprio. Sembrano gli spogliatoi delle palestre. Perfetto. Bagni. E qui abbiamo anche le docce.
Ottimo. Andiamo a fare prima un po' di spesa perché l'acqua è fredda. Quindi facciamo un po' di spesa per il viaggio. Ci siamo qua in mezzo. Poi ci facciamo una doccia al volo e partiamo. Ok, zoomma lì. 876 km. Stiamo partendo, anzi ripartendo, per andare verso la Gold Coast. Stiamo partendo. Andiamo prima a vedere il Luna Park e poi spesa e si riparte. Qui abbiamo campetti per i cani, da molti di... ci sono molti più cani che a me. Questa lì è l'antennona. Questo l'abbiamo fatto tutto in bici. Prima a piedi. Sembra di stare... Guarda lì! Su, su! Sì, sì, l'ho fatto. Wow, dai che siamo dentro! Siamo sul ponte! Stiamo per salire! Allora sulla destra
c'è il teatro dove eravamo ieri. No, non guarda là sotto in fondo. Guardate qua, amore. Non so nemmeno dove guardare. A sinistra c'è la ferrovia, visto? Il treno. Restiamo sulla corsia 1 noi, va. Mamma mia, ma è gigantesco! Riprendi tutto, non staccare. Wow, guarda che colonne! Bellissimo! Ah, l'Italia non capisce proprio un cazzo! Guarda qui, guarda, guarda che trama che c'è! E poi è antico, non so quanto. Guarda qui, ma sembra di stare in una. In una cattedrale! Bellissimo, bellissimo! Non immaginavo, guarda, c'è il treno che passa, c'è l'inferno, non so nemmeno quante corsie sono, 6 corsie, 3 ad andare, 3 a tornare. No, veramente la gente si lamenta, no, il ponte dello stretto, ma va a cagare, gli italiani, guarda che c'è qui, oh. Ma pazzesco, dai. Tutto gratis, cioè non è che stiamo pagando un ticket, il traghetto, l'autostrada, il pedaggio, non si paga niente, non è che non si paga niente, pagano dalle tasse, guarda qua a sinistra, pagano, è tutto sovvenzionato dalle tasse dei cittadini australiani, che pagheranno tante di tasse, ma ne pagano sempre meno di noi, o comunque magari tanto quanto noi, ma prendono 5 volte lo stipendio che prendiamo noi. Mamma mia, è uno spettacolo. Adesso noi usciremo di qua a sinistra e andremo verso il Luna Park. Prima dobbiamo andare a fare la spesa. Allora, dobbiamo prendere questa. Pacific, sì. Bla bla bla. Sì, Pacific Railway. Ok. E da qua sulla destra. Ok, ora sulla sinistra. È rosso. È rosso. Puttana, sono arrivato a così. Gente che c'è in mezzo alla strada. Ne sono le 8:36. 37. Qui devo andare a destra. E noi dobbiamo girare poi. Ci siamo, eh? Scorcio di... E questi qui sono i piloni del ponte. Wow, guarda qui. Devo girare a destra. Andiamo, amore. Andando verso il Luna Park. Sotto. No, vabbè.
guardate cosa c'è alle nostre spalle. È sotto in fondo. Qua non si può zoomare. Okay. E qua, da questo lato, c'è tutto il Luna Park che è ancora in costruzione, ristrutturazione. E noi adesso ci avviamo verso la porta del Luna Park. Luna Park di Sydney, come quello di Melbourne, qui però è aperto. Ieri sera lo vedevamo da di fronte, sotto in fondo eravamo al teatro ed era tutto illuminato. Entriamo. Luna Park. Mamma mia che vento, ma vento freddo. E allora, vediamo un po' che abbiamo qui, che attrazioni abbiamo. Stanno facendo la scalinata. Tutte le attrazioni del caso. Foto panoramica. Ieri sera era aperto, no? Sorry. Ma che cosa ho detto? È chiuso, stanno strutturando. Stavente qui ancora fuori stagione. Mamma mia che vento che c'è. Però qui c'è sto castello delle favole. Bella. Guardate, là sotto in fondo c'è un aereo che esce dal... sembra un video un po' così. Un aereo che esce da un grattacielo, invece che un aereo che entra in un grattacielo. Questa è mattina. Ok, dai, noi salutiamo Sydney da questo panorama spettacolare. Luna Park, ponte, teatro e tutti i grattacieli. Salutiamo Sydney e andiamo verso la Gold Coast. Siamo ready a fare prima però la spesa. Bye bye. North Sydney. Qui abbiamo il mostro, pronti a partire. Sararella è un'ultima inquadratura al meraviglioso ponte. Aspettate. Altro piano. Altra sudata.
Esatto. $89 imperterrito, continua a mettere benzina, cioè diesel. $89, 40 litri e 76. Ah no, 91, continua. Ok, 91, 87, 41 litri e 78. Vediamo quanti litri invece ho sudato. Quanti litri hai sudato tu? Non ci sto credendo. Uscita pure fuori. Tu perché esageri? Grazie. Dopo $91 lava anche il vetro. Ti conviene che le lavi anche le altre macchine, così le recuperiamo. Ma dov'è il sapone? Per il sapone ci vogliono $2. Non ce la fa a pulire i vetri. Ma per niente. Sta distruggendo. E poi si è lavato solo il lato suo comunque. Ah ok, allora anche il mio lato. Ok, adesso è pulito, grazie. Vuoi comprare?